europeo si è stabilito che, almeno per l'Italia, la disoccupazione non può scendere sotto l'11%. Quindi qualunque politica viene fatta, oggi la disoccupazione in Italia è intorno al 12,5%. Vuol dire che fanno quello che è sufficiente a scendere dell'1,5%, ma sotto l'11 non si può scendere. Sapete cosa vuol dire questo? Metterci l'uno contro l'altro e avere una platea di milioni di persone disposte a tutto pur di lavorare. Stiamo andando verso lo schiavismo, diceva Vincenzo. Questa è la strada che ci porta là. Quindi la battaglia che iniziamo per la difesa della Costituzione deve essere vincente ad ottobre, ma non è che il primo di novembre abbiamo finito. Bisogna presidiare. Qualcuno ha detto e ha scritto che la resistenza non va solo ricordata, va ripresa in modi diversi ovviamente rispetto alla vecchia resistenza, ma la resistenza deve essere 365 giorni all'anno. Con questa gente non dobbiamo cedere, altrimenti siamo rovinati. Vi dico la mia situazione personale e chiudo. Ho 60 anni fra un mese, non sono un ragazzino, sono disoccupato da 4 anni e mezzo, la mia unica prospettiva oggi è quella di aspettare di avere 67 anni per andare in pensione con la pensione di vecchiaia, sempre che con la legge Fornero da qui a quando avrò 67 anni con gli scaglioni mi dicono no, adesso la pensione di vecchiaia te la diamo a 85. Questa è la situazione in cui ci fanno vivere, dobbiamo combatterla duramente, legalmente, democraticamente, ma con durezza. Grazie. Niente, io vai. No, volevo solo aggiungere a questi due interventi, perché io ci tengo però a mettere dei puntini delle i, perché si muovono tante forze su questi discorsi. Però stiamo attenti, perché quando una destra, perché ci sono anche questi aspetti, no? La sinistra un po' si è sparita, no? Eccetera. Però quando fa la guerra tra i poveri, tutte queste cose che noi chiamiamo diritti acquisiti poi passano come i privilegi, ed è questo è un pericolo, per cui tu quando combatti per ottenere quello che ti spetta ed è ufficializzato da una Costituzione che stanno esatto, maneggiando in un certo modo, no? L'espressione del ministro di prima è il lavoro non è più diritto, diventa un privilegio. La pensione, ma cosa vuoi andare in pensione? Ci sono i giovani a spasso che non la vedranno più, è un privilegio. Bisogna stare attenti anche a questi aspetti. Ok, ho finito. Presenta Dio solo che non mi ricordo. Sì, mi chiamo Abate Antonino.